Ringraziamo Gianni Silvestrini per la disponibilità che ci ha dato per questa chiacchierata. Vorrei presentarlo brevemente, anche se diciamo, è conosciuto nel campo dell'impegno per le attività di sensibilità ai temi ambientali ed energetici, non solo in Italia, ma in campo internazionale. Direttore scientifico presso Kyoto Club, direttore scientifico di Quale Energia. Caro Gianni, io vorrei iniziare commentando un post, un'immagine che c'è anche sul tuo Facebook. Non quello che dice, io lo dico in italiano, ma lì è scritto in spagnolo. Non vogliamo tornare alla normalità perché la normalità è il problema. Cosa significa questa frase che sembra, come dire, profetica? Sì, è una grande immagine che è comparsa in un grattacielo di Santiago del Cile ed è riferita alla situazione cilena, ma è quanto mai attuale nella situazione che viviamo, nel senso che questa situazione che ci pare anormale e che è profondamente anormale, intanto continuerà nel tempo e avrà delle ripercussioni molto più ampie di quanto normalmente si creda. Su vari livelli, sugli stili di vita, ma anche sul modello economico, sulla evoluzione che avranno pezzi del nostro sistema sanitario, dell'istruzione, dell'economia stessa. E perché è interessante questa immagine che hai citato? Perché poi il problema, allargando lo sguardo, per esempio allargandolo al cambiamento del clima, viviamo adesso, deriva proprio dal come è strutturato il nostro modello economico, i nostri stili di vita, e quindi per riuscire ad aggredirlo, questa è proprio un'occasione, ci fa riflettere, per dire che dobbiamo rivedere completamente il modello da cui siamo partiti. Non possiamo ritornare, volver al sistema precedente. No, questo ci riporterebbe gli stessi problemi di prima, quindi dobbiamo rivedere. Anche tra l'altro dal punto di vista sanitario, perché la nostra aggressione alla deforestazione, alla perdita di biodiversità è una delle cause che portano a questa situazione di pandemia. E peraltro il cambiamento del clima rischia, come hanno sottolineato diversi studi, di accelerare altre pandemie, la fusione del Però, permafrost. caro Gianni, noi abbiamo visto e quasi analizzato delle cause, stiamo facendo un'analisi, ma vediamo gli strumenti. Il Financial Times, proprio di ieri, qui c'è un trafiletto, parla di, anzi, quasi si invoca il neoliberismo, cioè se abbiamo trovato la malattia, cioè così. Stiamo parlando naturalmente in modo molto generale, ma quale può essere, tra virgolette, la medicina? Cioè la redistribuzione della ricchezza, un ruolo più incisivo dello Stato. Qualcuno in Italia auspica la rinascita dell'IRI, qualche comune amico che spesso, come si dice, fa queste considerazioni, qualcuno di noi anche appoggia, nel senso che forse dal punto di vista dello strumento può essere più moderno, ma ecco, quale deve essere lo strumento anche operativo per poter poi implementare questi cambiamenti? Ma questa suggestione nell'editoriale Financial Times mi ha colpito perché è un organo di riferimento nel mondo della finanza a livello mondiale che ti dice il liberalismo, come l'abbiamo conosciuto, le liberalizzazioni come le abbiamo conosciute hanno portato danno, dobbiamo ridare ruolo allo Stato, maggior ruolo allo Stato. Per esempio la sanità, questo è evidente, la distruzione della sanità pubblica in Italia come in altri paesi è una delle cause della difficoltà che noi abbiamo a affrontare la situazione. E anche un ruolo dello Stato nell'economia, io penso, perché la ripartenza deve essere diversa rispetto all'economia del passato, cioè questa è una straordinaria occasione per ripensare l'economia nell'ottica in cui fortunatamente in Europa noi eravamo in qualche modo,
diciamo, orientati avendo un quadro di riferimento. Il Green Deal europeo, che definisce uno scenario di riduzione delle emissioni molto rapido per arrivare a un azzeramento in 30 anni, carbon neutral al 2050, con obiettivi ben precisi al 2030, rappresenta per noi, abbiamo la fortuna noi in Europa, non negli Stati Uniti per esempio, in altri paesi, ma di avere un quadro di riferimento che ci dice dobbiamo accelerare moltissimo verso le fonti energetiche rinnovabili, la mobilità elettrica, insomma tutte quelle soluzioni che ci consentono di evitare poi un altro rischio, quello che è dietro l'angolo, che è quello del cambiamento climatico, che è dietro l'angolo, lo stiamo già vivendo, ma in realtà sarà un'emergenza planetaria, a mio parere, anche più decisamente più grave rispetto a quella che stiamo vivendo adesso. E che poi ha un'altra accezione, che consentimi, che è molto importante, che è il grado di irreversibilità. Cioè qui, se noi agiamo in maniera intelligente, riusciremo a recuperare. Nel caso del cambiamento del clima, purtroppo è un cambiamento che andrà ad aumentare, ad accelerare. Noi possiamo ridurre la gravità e l'accelerazione, ma sappiamo che nei prossimi decenni la situazione andrà a peggiorare rispetto a oggi. Ma quindi, ad esempio, questa considerazione che fa Andrea Illi sul Sole 24 Ore, la decarbonizzazione è la madre di tutte le cause. Se non ricreiamo l'equilibrio tra noi e l'ecosistema in cui viviamo, di crisi gravissime, ne vedremo una dopo l'altra. Cioè questo... Esattamente, è la sintesi di quello che ha appena detto e mi fa piacere che un imprenditore, perché Illi è un imprenditore, oltre che essere stato Presidente della Regione Friuli, ma un imprenditore, diciamo, illuminato, capisce che non si può continuare a tornare come prima. Bisogna affrontare la decarbonizzazione esattamente quello che descrivevo come fenomeno, cioè il fatto di andare rapidamente a ridurre l'uso dei combustibili fossili. E quindi ci innestiamo a bomba alla tua ultima fatica, le trappole del clima. Come le superiamo queste trappole del clima? Dico, questo è il titolo del tuo ultimo libro scritto insieme a un collega. Se ci fai una sintesi, perché si inserisce in modo perfetto nella nostra discussione. Sì, Trappole del clima è un saggio che abbiamo scritto appunto con l'amico Zorzoli per far riflettere sul percorso che non sarà sia semplice lineare per riuscire appunto a liberarci dai combustibili fossili, perché ci saranno delle resistenze, ci saranno delle riflessioni da fare anche per esempio nel mondo ambientalista. Pensiamo in questo momento alle opposizioni che ci sono in giro per l'Italia per gli impianti di biogas o anche per il fotovoltaico, per l'eolico, così. Ecco, se vogliamo, con la rapidità che è necessaria per affrontare la sfida del clima, cioè noi dobbiamo in Europa dimezzare le emissioni rispetto a quella che era il 90, far funzionare un continente come quello dell'Europa con la metà delle emissioni che aveva il 90 e un'altra metà delle emissioni dovrà ridurre nei 20 anni successivi, tra il 2030 e il 2050, cioè una sfida epocale. Ecco, questo impone una riflessione molto forte sugli orientamenti degli scenari industriali. E quindi quali sono queste trappole? Quali sono queste trappole? Ma sono le trappole che riguardano, io ho accennato anche il nostro, parliamo da noi, dal mondo ambientalista, io mi considero ambientalista e sono convinto che ci sono nel nostro percorso delle trappole che dobbiamo disinnescare. Ho citato quello, il rapporto che è delicato tra rinnovabili e paesaggio. Dobbiamo garantire uno e l'altro, ma in questo momento c'è una posizione, a mio parere, da parte delle sovrintendenze, ideologica, per cui viene bloccato tutto e noi non potremo andare verso un percorso di decarbonizzazione se non affrontiamo questi temi. E così pure un'altra trappola è quella che noi avremo dei nemici molto forti che nel mondo dei fossili, del mondo, pensiamo al mondo anche delle auto, che deve passare l'auto elettrica. Dobbiamo capire in maniera intelligente come questo percorso vada accompagnato per evitare che ci sia un blocco che cerchi di evitare il cambiamento, ma invece cercare di accompagnarlo. Per esempio, il mondo dell'auto significa capire in che modo venga eliminato
lo spauracchio di una disoccupazione di massa, ma invece come un passaggio intelligente e rapido all'auto elettrica significa nuovi posti di lavoro. Ecco, sono questi i temi che vogliamo affrontare per far capire che non è un percorso semplice, lineare. Dobbiamo capire che ci sono dei nodi da affrontare e avere la capacità di scioglierli. Ti ringrazio per questa nostra chiacchierata su un tema così importante. Non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità è il problema. Grazie, grazie mille. Grazie a voi e buon lavoro a tutti.